Traffico in tilt stamane nel centro di Palermo a causa del cedimento di un muretto di contenimento delle aiuole fra Piazza Giacchere e la via che costeggia l'alo bunker del carcere Occiardone. Il crollo sembra essere stato determinato dall'acquazzone che ha colpito la città alle prime luci dell'alba e dalla pressione delle radici di un albero. Dopo la caduta del muretto, ubicato tra una pompa di benzina e la strada, l'intera area è stata chiusa al traffico, mandando in tilt la normale circolazione. Traffico impazzito su via Monte Pellegrino fino all'ingresso posteriore della fiera. Difficoltà alla circolazione anche in via Duca della Verdura, su via Francesco Crispi e in via Libertà, dove si sono riversate centinaia di automobili congestionando ulteriormente una delle principali arterie viarie di Palermo. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 10, quando i vigili del fuoco hanno rimosso i detriti e messo in sicurezza la zona.